Netta vittoria dell'Alma Juventus Fano che batte davanti al pubblico amico la Recanatese e vola a 7 punti, approfittando anche dei mezzi passi falsi di Maceratese e San Benedettese. Ripone la propria candidatura al campionato. Dobbiamo dire una grande Alma, un ottimo primo tempo giocato alla grande dalla formazione di Alessandrini con un Sivilla Superstar, autore anche oggi di una doppietta. 4-3-1-2 per la formazione di mister Alessandrini, con Borrelli a fluttuare dietro la coppia delle meraviglie formata da Gucci e da Sivilla in difesa torta, preferito a Nodari. Grande partita del difensore ex Foggia e Rovigo. A centrocampo Lunardini in cabina di regia a farli da corona, Sassaroli e Marconi positivissimi nella Recanatese. È un 4-4-2 iniziale con Patrizi e Candidi sulle fasce, la coppia centrale formata da Comotto e Narducci davanti a Verdicchio, davanti la coppia delle meraviglie, soltanto sulla carta, formato da Marolda e Giorgio Galli, che in verità l'hanno visto veramente poco. Il Fano, soprattutto nel primo tempo, va vicinissimo al gol in apertura con Sivilla, che serve Gucci, che cincischia in piena area di rigore, libera in qualche modo la formazione ospite, ma la vera palla gol l'Alma la costruisce al quindicesimo con Marconi, che all'altezza del disco del rigore calcia alto un rigore in movimento. Sembra l'Alma della Coppa Italia, sembra l'Alma della partita con la San Benedettese di Coppa Italia e del campionato, e per la Recanatese sono dolori. Non si vede mai la formazione di mister Amaolo nella zona nevralgica. Sono tutti dell'Alma i palloni, ed è davvero dura per Marolda e Galli, che si vedono soltanto a sprazzi. Ginestra compie davvero pochissime parate, ed è per lui un pomeriggio di totale relax. Nel secondo tempo subito Alma pericolosa con Sivilla, ma la difesa ospite fa buona guardia, si aspetta la Recanatese, e invece si trova il Fano con un'ottima intuizione di Marconi. Sivilla si beve l'intera retroguardia, si porta la palla sul suo piede, il destro, e uccella. Siamo al sedicesimo. Il portiere ospite, gara in ghiaccio. L'Alma potrebbe triplicare con Borrelli. Bravo il portiere Verdicchio a disinnescare il pallone. Alma che per un peccatuccio, diciamo, di veniale di Clemente, secondo giallo e ammonizione, che fa poi il paio con quella combinata nel primo tempo. Alma che rimane in 10, c'è qualche grattacapo soltanto sulla carta. Gli ultimi minuti sono di dominio sterile della formazione ospite, che si rende pericoloso soltanto al 40esimo con un bel tiro di Marolda, che si è liberato in area, ma la palla termina alta sopra la traversa, e soprattutto con un colpo di testa di Patrizi nel recupero su corner dalla destra di Garcia, che è subentrato forse in maniera troppo tardiva, prova con le sue serpentine a rendere meno amara la domenica giallorossa. Sia Amaolo che la Recanatese oggi devono fare un esame di coscienza, perché non abbiamo fatto una bella partita. Di fronte avevamo un'ottima squadra, sapevamo la propria forza e l'ha dimostrata sul campo. E mi aspettavo una reazione dopo la sconfitta di domenica scorsa, non c'è stata. Adesso valutare dove è stata la forza del Fano e dove è arrivata, diciamo, il limite nostro, questo non è facile valutarlo. Però prendiamo, ecco, lo spunto da queste due sconfitte per poter ripartire con piccoli passi, ritornando ad avere fiducia nei propri mezzi e ritrovare quell'equilibrio e quella compattezza di squadra che richiede questo campionato. Ecco, anche dal 20esimo del secondo tempo, quando il Fano era in 10, non si è vista quella marcia in più, magari che poteva venire fuori con l'uomo in più. Quindi, ecco, la squadra, avendola vista anche in parte nelle altre precedenti gare, e c'era piaciuta a Dagnone con la Fermana in casa. Oggi è mancato anche quel nerbo, quel carattere che sono solito appunto della sua squadra. Sì,
Oggi sicuramente abbiamo fatto la peggiore prestazione, è mancato un po' di tutto dalla A alla Z, quindi mi auguro non siamo questi, perché altrimenti faremo fatica. Mi aspetto delle risposte da parte dei giocatori fin da martedì, quando riprendiamo gli allenamenti. Se evidentemente quello che stiamo facendo non basta, dobbiamo fare qualcosa in più tutti quanti e ricompattarci e trovare l'equilibrio e compattezza di squadra. Più che rimarcare la mia posizione, sono contento per quello che sto facendo. Oggi penso che la cosa fondamentale era quella di vincere, perché precedentemente avevamo meritato qualcosa in più, però oggi l'abbiamo raccolto e giusto così. Non era facile per noi ripetere domenica scorsa, invece siamo riusciti, in settimana avevamo cercato di lavorare sulle certezze che la partita di domenica a San Benedetto ci aveva dato, e sono stati molto bravi i ragazzi a crederci, l'hanno fatto anche oggi. Come hai detto tu, il primo tempo è stato di buon livello, dove abbiamo creato diverse opportunità da gol. Terminare 1-0 è stato poco, però poi è stato bravo anche Sivilla, aiutato sicuramente dalla squadra a chiudere col 2-0 all'inizio del secondo tempo. Poi è normale che l'espulsione, un po' la gestione della partita, comunque la squadra ha risposto. Non ha rischiato mai nulla. Come? Non ha mai rischiato nulla. No, sicuramente, insomma, ha risposto dopo la bella prestazione di domenica, anche se non è stata supportata da dei punti, però insomma siamo stati bravi a dare continuità, e questo penso che sia l'atteggiamento e la strada giusta per guardare avanti con più fiducia.